Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un video unboxing. Avrete visto anche da quello che c'è scritto qua, ho fatto degli acquisti sulle Bimby e poi anche da Resin Pro che ho la scatola qua giù, però la vedremo dopo. Allora, innanzitutto vi volevo far salutare spostiamo la scatola, dall'animale strano. L'animale strano diventerà la mascotte del mio canale. Bene, allora l'animale strano lo mettiamo qua, così sarà negli incubi di tutti voi. Ok, incominciamo. Apriamo, animale strano sta fermo. Incominciamo aprendo la scatola senza tagliarmi una mano. Bene. Rosa shocking, ho cambiato anche lo sfondo, ho preso questo bel cartoncino lilla dai cinesi. L'animale strano si è nascosto, ha avuto paura. Bene, allora io farei che sposto la scatola e piano piano tiro fuori le cose, se no facciamo troppo spoiler. Allora, innanzitutto facciamo così. L'animale strano saluta Elisa. Ok. Vabbè, la solita caramella, dovevo immaginarlo, prima di mettermi a dieta dovevo fare l'ordine. Oh, vabbè, ho già visto una cosa che non dovevo vedere. Quindi, partiamo. Partiamo, scaviamo da qua sotto dai popcorn. Scaviamo dai popcorn. Oh, okay. Vabbè, mi sto spoilerando da sola, lasciate stare. Va bene, partiamo. Dai, che sennò qua stiamo qua 10 anni. Io non so voi come fate a fare gli acquisti, ma di solito io butto tutto dentro il carrello, poi quando mi accorgo di aver speso troppo, comincio a cancellare. Comincio a cancellare che poi alla fine non mi ricordo più in realtà che cosa ho comprato. Quindi potrei avere delle mezze delusioni, ma non perché la roba di Elisa non mi piaccia, è perché magari ho cancellato una cosa che magari mi poteva servire. Infatti di solito faccio un ordine e poi ne seguo un altro. Quindi, però la prossima volta spero di riuscire ad andare a prendere direttamente in sede, sperando di cambiare sto colore. Ah, ma è tutto insieme. Vabbè. Facciamo così. Partiamo da questi qua. Ho preso due pigmenti in polvere. Apriti. Ok. Due pigmentini in polvere. Uno è il Pearl Green Gold, che va da questo verde, dovrebbe andare dal verde, virare al dorato. Ma di qui non si vede proprio nulla. Vabbè. Lo devo aprire? Devo fa devo spargere tutti i pigmenti sul mio nuovo bellissimo sfondo. Ma no, dai, forse così. Ah, guarda, si vede dallo scotch forse un pochino. Vedete un po' oro e un po' verde. Va bene, l'abbiamo visto, perfetto, che se no, perché altrimenti, cominciamo a parlare in italiano e non in romagnolo, altrimenti succede il finimondo. Beh, dai, non mi dispiace, lo devo provare, naturalmente andrà a far parte della collezione di pigmenti. Allora, questo qua invece è il pa, pa dove è scritto? Grape, ecco l'ha scritto qua, dentro. Che è viola, mi piace un botto. Bene, 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 bene. Ok, due pigmentini. Badali, eh. Poi cosa avevo preso? Della Green Stuff. Avevo preso il Candy Ink Yellow, che ne avevo già degli altri di questo colore qua. Di questa linea qua, e volevo provare anche il giallo. È un bel giallo sole. Vediamo cosa viene fuori. Vabbè,
mettiamolo là. Poi, ok, dal di qui incominciamo a vedere le mie molteplici identità. Una l'avete vista nello scopriamo scorso, quella dolce e carina con i fiorellini, eccetera, e l'altra con il sangue vero, l'effetto sangue. Allora, avevo preso quello sangue coagulato, che ora non trovo. Sto facendo la collezione di questi pigmenti, non lo trovo in mezzo agli altri pigmenti. No, non lo trovo. Allora, volevo fare una cosa un po' splatter, però adesso non la posso spoilerare. Molto splatter. Poi vabbè, dopo dipende a voi se è una cosa che vi può piacere o meno. Siccome io soffro di personalità multiple, una delle mie personalità è anche questa. Non per niente sono fan di The Walking Dead e via dicendo. Bene. Allora, poi abbiamo qua dentro, vabbè, ho preso i pennellini, ho provato a prendere i pennellini che mi ispiravano molto, sono bellini, no, sono bellini però, sono piccolini, pensavo, a parte pensavo, oh, mamma, spacco tutto, ok, adesso ne tiriamo fuori uno. Piccioli, sono picciolini, piccoli piccoli. Apriti. Ma sono minuscoli. Beh, buono. Buono. Adesso dalla fotocamera devo riuscire a infilare il buchino. Vabbè, infilati. Bellini. Bellini, vabbè, io non saranno usa e getta, poi una volta che non faranno più il loro compito, troverò un'altra cosa da fargli fare. Bene, allora, praticamente dalle bimbi non comprei un cazzo. Allora, praticamente dalle bimbi non ho preso mica tanta altra roba. Beh, a parte questo bellissimo filo spinato, però bisogna che lo apro. Scusatemi, bisogna che lo apro perché voglio vedere di che materiale è. Beh, è di ferro. Dai, non c'è male. Lo potevo fare anch'io, però, dai, l'ho preso che era già fatto. Sì, lo potevo decisamente fare anch'io. Anche questo voglio provare a fare un progettino. Se viene, ve lo farò vedere. Ok, filo è andato. Qua spostiamo un po' le ciuste. Poi, per rimanere sempre in tema splatter. Me li aspettavo più grandi, me li aspettavo molto più grandi. Qua adesso non si vedranno neanche morti, cioè sono già morti, però insomma, oddio, ma sono minuscoli. Scusatemi, sono minuscolissimi. Oh, un esercito di teschi. Non sono mai al centro della fotocamera. Un esercito di teschi. Qui per voi. Dai, metti a fuoco. Vabbè, più mi avvicino e più la fotocamera fa le bizze. Beh, però sono bellini, sono, mamma mia, per essere così piccolini sono veramente dettagliati. Evidentemente l'hanno fatti con la stampante 3D, ma sono troppo piccoli, me li aspettavo più grandi. Mamma mia, questi qua sono, ma però questi degli, mo, pare degli orecchini con questi qui, ma questi sono piccolissimi, guardate questa. È il mio dito, cioè troppo piccolini. Vabbè, al massimo mi metterò lì a prendere spunto. Allora, la mia idea era, siccome sono una capra a modellare, da quando li ho visti sul sito di Elisa sono diventata matta. L'ho puntati, no? Come fanno i cani da caccia, ho puntato i teschi, li ho puntati, li ho puntati, no, non li prendo, no, non li prendo, no, non li prendo, e poi alla fine ci sono cascata dentro con tutti i piedi e le scarpe. E alla fine li ho comprati perché la mia idea era quella di farci uno stampo con questi teschietti,
per poi ricrearli con l'Art Clay Silver, ricrearli in argento. Ci proveremo. Perché arrendersi? Perché arrendersi? Mai arrendersi nella vita. Bisogna sperimentare. E sperimenteremo. Perfetto. Quindi io ho già finito. Ma dai, animale strano, abbiamo già finito. No, ma ho preso solo sta roba qua. Io credevo di avere. Infatti, quando ho visto il pacchetto, ho detto: oddio, che cosa ho cancellato? Tutto quello che manca. Ho cancellato tutto quello che manca. Perfetto. Vabbè, per fortuna che ce l'ha l'altra scatolina, scatolone, scatolina, perché alla fine è tutta scatola, non è altro. Scusate il rumore. Facciamo così. Facciamo così. Ok. Mettiamo via la scatola. Allora, partiamo da. Vabbè, ho comprato la resina. Ho comprato la resina. Ho intanto fatto cadere sangue. Liquidissima, vero? Sì, liquidissima. Mi ero sbagliata perché anche lì ho riempito il carrello come faccio di solito, riempio, riempio, poi cancello, cancello e poi alla fine mi arriva sempre quello che non era, diciamo, nelle mie priorità. Vabbè, comunque la resina è lì perché devo creare un altro animale strano, ma questa volta lo voglio fare con coscienza e non a caso. Poi ho preso, vabbè, questa è una scatolina, bellissima scatolina in cartone. L'apriamo. Ok. Vabbè, ci sono rimasta un attimo. Va bene, ho provato a comprare i color fan per vedere che resa hanno nella resina. Vediamo, però non ho capito una cosa. Perché questo è più piccolo? Anche questo è più piccolo. Non capisco. Anche questo è più piccolo. Vabbè, forse un po' più largo. Sì, può darsi. Perché comunque 25 e 25. Uno è alto e magro e l'altro è basso e grasso. Bene, li proveremo, li testeremo. Li testeremo, vabbè, vi faccio vedere i colori. Questo qui era, allora dicevo, c'è il bianco, naturalmente bianco, il nero, stavo per dire il blu, però è nero. C'è il true green, il vero verde e il falso verde, no, olive green, verde oliva. C'è l'orange, l'oxide yellow, che è boh, una specie di. Non lo dico cosa penso in questo momento, ma si accompagnano questi due, in bagno però. Questo, vabbè, era sempre quello di prima, mi sono distratta un attimo con questo colore, il brown. Il blu, semplicemente blu, e questo che è un altro ossido mi sono fatta prendere dalla X, un altro ossido rosso che sembra un color mattone. Boh, sono da testare anche perché non so se fanno colore pieno, fanno colore, scusami, lo voglio aprire. Adesso esplode sulla videocamera. Ah, sono da provare. Li proveremo. Li proveremo. Anche perché di coloranti per la resina. Non ne avevi abbastanza? Sì, ne avevo abbastanza, però quando ci sono questi, come dire, impulsi di comprare, non se ne può fare a meno. Quindi, ora. Praticamente, la roba che ho comprato è tutta qua. Purtroppo. Pensavo di aver preso più roba, però questa figura. Oh, bello. Bella questa figura. Vabbè.
Splatterina. Allora, poi avevo preso da Amazon, mi sono già arrivati da un tot, ma ancora non li ho usati. Allora, facciamo un attimo un po' di spazio, che così ve li faccio vedere. Ve li faccio vedere, faccio vedere. Animale strano, stai lì. Ok. Avevo acquistato questo set di stampi per fare i sottobicchieri. Allora, su questi nulla da dire, sono intatti. Ed erano 5 più quello grande, grande, dir poco, gigante, che non ci starà mai. Un pezzo, ve lo faccio vedere, un petalo. Vi faccio vedere un petalo. Faccio fare una carrellata dello stampo per vedere quanto è enorme. Ci andranno 10 kg di resina, ma Amazon mi ha deluso sinceramente, perché era dentro a una scatola più piccola di quella che era questa qui delle bimbi, tutto appallottolato. Infatti è tutto piegato, vedete qua, è piegato, si vede proprio la striscia qui, vedi? Ma è che, come tutti noi sappiamo, le imperfezioni negli stampi poi si ricalcano perfettamente nella resina. Quindi sono un po' delusa, perché sto stampo, lo devo provare, però mi sa che mi toccherà usarlo dall'altra parte, a meno che non ci faccia sopra un doming, per livellare queste imperfezioni. Anche perché qua, vedete, è sollevato proprio, perché era piegato così, così. Così, così, tutto dentro la scatola. Si potrà? No, non si può. È un crimine contro l'umanità. E quindi, per questo Amazon andrebbe licenziato. Punto. Bene, questo video finisce qua, e anche perché non ho nient'altro da mostrarvi. Dovrei riuscire a fare un altro video, scopriamo. Speriamo. Scopriamo, speriamo. Un po' di rima. L'animale strano vi saluta e spero che quando editerò questo video si senta meglio della volta scorsa. Bene, l'animale strano vi saluta e ci vediamo al prossimo video. Anzi, no, faccio salutare dei teschietti. I teschietti vi salutano. Bene, questo animale strano, vieni con me. Bene, questo video finisce qua. Spero che vi possa essere piaciuto e spero di aver dato qualche spunto, forse. Poi testeremo i colori e lo stampo. E lo splatter. E lo splatter. Bene, vi saluto. Grazie per essermi stati in mia compagnia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!